Buongiorno, siamo nello studio di Photorec di Ramero a Fontanelle di Boves per iniziare un racconto sulla fotografia in provincia di Cuneo. Qui con noi il signor Ramero, Gino Ramero, conosciuto così da tutti, che ci racconterà la nascita di questo enorme impianto Ramero, questa enorme struttura che però è nata, almeno per i dati che ho raccolto io, molti anni fa in piccolo in un negozio classico da fotografia di campagna. Io ho cominciato a interessarmi alla storia di Ramero partendo da questo. Questo è il foglietto, il Sì, libricino che viene pensi un dato po', per... qui, sì. Subito dopo la guerra, negli anni 48, circa, 48-49. Che era la cessione del negozio di Borgo ai fratelli Bono. Sì, è vero. Quello che mi manca è cosa è successo prima. Cominciamo Quello è successo prima. da prima. Sì. In realtà, nelle guide turistiche, G.B. Ramero, che credo sia Giovanni Giovanni Battista, Battista, sì. aveva un negozio in Corso Trieste 14 a Boves. 4? Hanno sbagliato, era Sì. segnato 14. Che cosa si ricorda di questo inizio di Sì, ricordo nel senso che riferisco quanto ho saputo. Ovviamente io avevo un anno quando mio padre non ha più potuto usufruire di quella casa, era la casa di famiglia, c'era questo studio allora in questa piazza di Boves. Però nel 1943 sa che Boves è stato messo a fuoco e ovviamente tutto quello che c'era lì dentro è stato perso, lui non ha più avuto nulla, naturalmente lui è andato con i partigiani in montagna, mia madre è scappata a Fontanelle dai suoi in campagna e naturalmente il paese hanno cominciato a metterlo a fuoco proprio da casa nostra perché lì c'era stato praticamente una trattativa tra i partigiani e le SS è andata male perché come al solito quelli là avevano voglia comunque di fare quello che hanno fatto perché adesso non voglio andare per le lunghe ma c'erano due militari tedeschi da restituire, quelli hanno detto ai partigiani restituiteci i due militari e noi non facciamo rappresaglie. Allora sono partiti il vassallo che era un industriale, credo che fosse anche sindaco di Boves e il viceparroco che era un giovane curato, Don Don Bernardi. Bernardi, sono andati a San Giacomo a prendere questi due, li hanno portati giù e glieli hanno consegnati lì davanti a casa mia. E la cosa doveva finire lì. E invece quando questi si sono presi i due militari e hanno mitragliato le gambe il parroco e il vassallo dentro il corridoio di casa mia, proprio lì c'è un corridoio un po' stretto, là in fondo dove cominciano le scale, quindi non li hanno uccisi nel senso morti. Da quanto sempre mi hanno detto, gli hanno mitragliate le gambe, non hanno più potuto muoversi, gli hanno versato addosso un secchio di Benzina. benzina e hanno cominciato ad andato a fuoco. Lì la casa ha cominciato a bruciare e poi hanno bruciato tutto il resto del paese. Questo è per quanto l'ho sentita io, no? Naturalmente, quello che mio padre poteva avere di fotografia allora, roba curiosa di anteguerra, perché era giovane anche lui, è andato tutto perso. E mio padre, tra l'altro, ha pure perso delle fotografie che ha fo fatto durante il periodo partigiano, perché anche lì doveva conservare le pellicole da qualche parte. So che mi aveva detto una volta aveva nascosto in montagna delle pellicole da poterle poi sviluppare successivamente dalle parti di Entracque. Poi, quando è andato negli anni Non successivi, non ha più le ha trovato niente, trovate. o non ha più trovato il posto. Ecco, quello è per quanto riguarda l'anteguerra. Dopodiché, finita la guerra, mio padre lì la casa era bruciata, è venuto qui a Fontanelle a stare provvisoriamente. Quindi per ripartire è andato a Borgo San Dalmazzo. L'anteguerra indicativamente quando ha inizio? Anni E 20? guardi, mio padre, se io sono del 42, sono nato 5 anni dopo, sono sposato mio padre che era del 14, per me l'anteguerra significa 35, 36, giù Quindi di lì più o il meno. negozio È così che faceva il fotografo, insomma. il negozio l'ha sempre avuto in Boves, Sempre in Bove, sempre sì. quello. Mentre il passaggio a Borgo è È stato avvenuto negli... dopo che è finita la guerra, sistematosi momentaneamente a Fontanelle e non poteva ancora lavorare, ha dovuto cominciare a lavorare. Io mi ricordo piccolino che è stato un periodo in un cortile nel centro di Borgo San Dalmazzo, poi ha aperto questo studio che poi è stato venduto buono, questo qua. Ecco. E lì
Sicuramente non è andato oltre il 49, perché lui nel 49 è andato in No, Argentina. ufficialmente nel 50 che è legalizzata la successione. 1950 E c'è l'atto allora, di cessione ecco, del. però lui nel 50, se non sbaglio, forse era già partito adesso, insomma, non vorrei Poi sbagliarmi bisogna vedere ma lì come eventualmente avranno fatto, com'era. perché io so che nel 50 siamo poi andati io e mia madre in Argentina a raggiungerlo e di conseguenza probabilmente, Facilmente l'hanno a ceduto mio nel avviso è andato alla 49. fine del 40, sì, comunque se sono queste le Poi date, è probabile che siano quelle, non voglio sbagliarmi. no, poi Non voglio la sbagliarmi registrazione io, può ecco. sbagliare qualche mese poi sulle Sì, guide, oppure sono io che mi sbaglio. no, Insomma, ma io ho quello è sempre fatto normale. il calcolo 50 io, 53, lui 49, 53 più o meno. Il periodo in Argentina è stato sempre legato alla fotografia o la. Sempre, lui è andato là e pensava, lui si era stato spaventato da quello che è successo in Italia, la guerra, eccetera, tutta roba lì, il paese a terra, ha detto qui ho visto dei parenti che erano in Argentina, l'Argentina allora era il paese dei sogni, poi l'Argentina non ha vissuto la guerra, quindi ha voluto andare in Argentina e appena è arrivato si è impiegato sempre come fotografo in una grossa catena di negozi di Buenos Aires, poi si è messo in proprio a fare il fotografo. Esattamente, eravamo a Bernard, che tra l'altro sono andato 3 anni fa a vedere, ho ancora trovato un negozio tale quale, stranamente, non il negozio interno, ma il muro è tutto identico, L'edificio c'è sembrava da ancora. come l'ho lasciato allora. Però poi non era posto per lui. Lì io mi ricordo che si viveva male perché essendoci una dittatura, o sei un avventuriero e allora t'arrangi e chi viveva fuori dall'ambito della grande città, magari lontano da Buenos Aires, andiamo nei territori ricchi, lì se uno ha delle buone conoscenze, sa come sono, come funzionano, uno può diventare ricco. Ho conosciuto persone diventate ricche perché si arrangiavano. Mio padre che faceva solo il fotografo, mi ricordo io i funzionari di polizia che venivano, prendevano, portavano via, non pagavano, ma proprio era normale, non è che ti dicessero anche grazie, no? Cioè era proprio un ambiente che forse lui non era abituato a vivere così e ci è rimasto quei 3-4 anni e nel 53 siamo tornati indietro. Quindi nel 53 altro negozio a Boves. E lì, boh, ho cominciato anch'io a lavorare perché nel 53 avevo 11 anni, praticamente io ho cominciato a 11 anni a lavorare perché allora la fotografia era in pieno boom, no? Quindi tutti in paese, tutti fotografavano, macchinette Sì, piccole, era eccetera. Allora si stampava con tempo mezzi d'oro. primitivi e io già allora stampavo fotografie, stampavo, stampavo, stampavo. Ed allora, insomma, mi è piaciuto questo mestiere, ho continuato a stampare, fare foto, stampa, stampa. E praticamente si è andato avanti così. Per mantenere un attimo il passato, io ho un paio di domande da fare sulla vita di Boves. Il nome Dutto Giovanni, via Rivoira 2 Boves, fotografo. Le Ah, ricorda qualcosa? sì, mi ricordo, c'era un altro fotografo Boves, sì, si chiamava Dutto, era uno che lavoricchiava, forse aveva meno ambizioni di quello che poteva avere mio padre, o forse io stesso che dopo ho voluto un po'. Lui ha continuato a fare il fotografo in quel paesino lì, io l'ho visto qualche volta e poi boh, ha finito la sua vita anche lui. Nel 1953 la famiglia Ramero ritorna a Boves, riprende la vecchia attività Nella casa che era stata bruciata, che nel Corso frattempo Trieste. l'avevano riparata in Corso Trieste, E sì. da lì. C'è ancora il negozio adesso, di un altro, ma il negozio che lei vede lì è quello che Sì. mio padre ha lasciato una trentina d'anni fa a questi signori. E poi l'evoluzione dal 1953 al 2012 con Fotorec e Ramero che. E lì, sì, lì c'era il boom della fotografia, io che amavo un po' modernizzarmi, nel senso che mi piaceva il moderno perché allora io mi ricordo a Cuneo c'era un famoso fotografo che era Scoffone, non so se ne avete sentito parlare. Scoffone era già anzianotto e siccome il fratello di Scoffone era insegnante di fotografia nella scuola che andavo io a Torino, gli avevo parlato bene al fratello che riteneva che io fossi bravo, eccetera, quelle robe lì. E io mi ricordo una volta che è venuto lo Scoffone dicendo: io andando, sono già un po' anziano, sto andando verso la pensione, vorrei lasciare lo studio a qualcuno che, e mi ricordo c'era mio padre, lui e me, che avrebbe voluto che noi avessimo preso quello studio.
Io mi ricordo che poi ho parlato con mio padre, ho detto, io non, quella fotografia lì non la vedo, non mi piace. Lui era un artista di quelle all'antica, le sue foto erano tutte foto un po' Ritoccate, soffuse, sì. roba molto, molto curata. Però ho detto, ma no, ma io amo il cinema, la fotografia, teleobiettivi, macchine, tutte quelle robe lì che c'erano, grandi. Ho fatto anche parecchi, parecchi filmati allora, no? Quindi non è la foto che mi piace, a me piace il negozio, mi piace discutere con i clienti, tant'è che in negozio poi venivano parecchio da Cuneo, molti, da me a comprare le macchine fotografiche perché poi si discuteva su come usarle, no? Quindi io in scoffone ho visto una fotografia troppo antica e Storica. quindi l'ho lasciato la proposta e siamo andati avanti a sempre a fare fotografie con sto negozio, ma è arrivata la fotografia colori, ecco. Eh sì. E lì la fotografia colori esplodeva qui, chiamiamolo dopoguerra perché 54, 55 giù di lì. L'Italia cominciava ad avere qualcosetta a colori, ma non era come in America, che c'erano già grandi laboratori che avevano di tutto. Allora si cominciava a comprare qualcosetta e c'erano piccole fabbriche che facevano gli aggeggi per poter procedere a colori, no? E lì ci siamo messi, lì ho trafficato, pasticciato, sempre, insomma, finché ho riempito tutta la casa, gli anni passavano. Ho riempito tutta la casa di stanze con macchine, macchinette, cosucce varie Sì, e dicono che lei lavoravamo. ha una immensa collezione di fotocamere storiche e di oggetti che fanno Beh, parte del. chiamarla immensa direi che non è giusto. Ne ho, ma non è fatta con coscienza. Ho avanzato parecchie macchine fotografiche che le giudicavo meccanicamente eccellenti e le ho tenute lì a casa, però sa, uno se vuole proprio fare collezionista se ne fa veramente qualcosa Ah, di sì. immenso. E quindi le ho tenute così come ne ho alcuna vecchia 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 di quelle a soffietto di là negli uffici, però non è che l'ho fatto da appassionato, no? E diciamo che oggi le guardo ancora con più attenzione di una volta perché una macchina fotografica di allora non ci sarà mai più. Oggi la fotografia la si fa molto bene con dei mezzi che hanno un chip e finisce lì. Prendere in mano una cosa meccanica come allora. E lei si mette lì e la fa ancora funzionare adesso, sente questa meccanica, questo click, queste manovelle che girano, È è un'altra un gioia. piacere, adesso cosa vuole? Però la fotografia di adesso ha dato una svolta totale. Visto che siamo nel discorso, cosa è successo con l'arrivo del digitale? Cos'è cambiato? È andata meglio, è Oh, andata guardi, è peggio? stato un trauma. Un trauma perché subito ci sembrava che non c'era più lavoro per noi. E ci dicevamo, ma come sarà, come sarà? Ma erano tutti in crisi, tutti in crisi. E superato il trauma è stato un cambiamento feroce, ancora adesso in corso, poiché ha capovolto completamente il modo di lavorare. E visto da oggi, oggi, proprio oggigiorno, ne sono contento. Ma 15 anni fa, 10-15 anni fa. Ero proprio preoccupato, ho detto, ma qui ci sarà sempre meno lavoro, no? Invece no, il lavoro c'è, ce n'è forse anche di più, però per adattarsi è stato un problema, tanto più che bisogna avere una mentalità oggi per fare le fotografie digitali, lavorarle, ma soprattutto fotografarle, gestirle, ci vogliono i computer, ci vuole molta conoscenza dei software, io per primo non mi sento bravo. Vedo moltissimi fotografi in grave difficoltà, fotografi non della mia età, forse 10-15 anni di meno, che sono proprio persi e ci vogliono i giovani. Allora i giovani lì, tra, loro fanno Sì, hanno qualunque una roba, marcia in più ecco. su questo. E poi sono predisposti. Ma oggi la fotografia digitale ha dato una svolta a quella che io mi aspettavo, ma non sapevo come sarebbe arrivata. Quando noi tribolavamo a stampare le fotografie, perché le ombre erano troppo scure, le luci erano troppo chiare, le mezze tinte, se tu esponevi per le ombre non Per esponevi per la delle luci, per luce, delle forza. tribolazioni, c'è cioè poi le definizioni, la messa a fuoco, stampare un negativo nelle stampatrici di allora che avevano una potenza di luce enorme per stampare un ingrandimento, le mettevo nel negativo, lei metteva il negativo, questo prendeva caldo Si e si imbarcava. imbarcava. Allora dice metti il vetro, ma che col vetro non si poteva perché il vetro c'aveva altri problemi. Quindi abbiamo sempre tribolato. Io allora mi dicevo, qui la fotografia se deve migliorare deve cambiare qualcosa di che non sappiamo ancora, di qualcosa di unico, di diverso, di qualcosa che non so cosa sarà, ma la fotografia per migliorare deve essere diversa. E poi ho scoperto che effettivamente oggi col digitale, non solo a posteriori, ma già
Le macchine fotografiche con i loro software che hanno all'interno, che sono figli di altri software e di altri software, usano già un loro cervello, fanno già un ragionamento, quindi le ombre sono ben scavate, sono Sì. ben trasparenti, le luci non sono più piatte o pelate come una volta. Quindi oggi già fotografando si fanno delle immagini eccezionali. E se poi vogliamo metterci il professionista, che si mette lì, aggiusta ancora, fa delle cose eccellenti. Se poi vogliamo, fa anche delle cose false, perché adesso lei prende le riviste, trova le più belle donne del mondo, poi le Non vede casualmente esistono. che le fotografano per la strada. Dice com'è? Ma perché lo sapete bene, ormai con questi software qua uno fa diventare bello anche quello che è brutto. Quindi il cambio del millennio in realtà non ha minato la storia della fotografia, ma l'ha aiutata a progredire. Altro che, ne fanno molte di più di foto adesso di una volta, eh. Ne fanno molte di più. Ormai fare la foto è una cosa da niente. Noi ne lavoriamo di meno, ecco, questo ha messo Ah, in beh, questo crisi sì. l'apparato, i laboratori in Europa hanno chiuso a decine, forse perché erano diventati dei giganti, perché in Italia resistono ancora alcuni laboratori perché sono tutti a conduzione familiare. Sa, lei capisce, quando una famiglia ha un'azienda la tiene dura, resiste. All'estero, che si sono evoluti molto più velocemente di noi, si sono create catene di laboratori di proprietà di gruppi, quindi c'era la catena di Fuji, la catena di Kodak e qualcun altro, qualche gruppo autonomo. E queste grandi case qua, quando queste cose qui diventavano difficili, hanno fatto che chiudere, punto e Chiudevano. basta, fa mica tante Appena vai storie. in perdita, lasci Ecco, e perdere. noi invece tutto sommato siamo ancora qua, non siamo molti in Italia, come me ce n'è altri due e basta. Poi tanti piccoli laboratorietti che hanno ancora resistito. La nicchia, loro. Però ecco, però è una nicchia che più che altro accontenta forse i capricci di qualche fotografo che non è sicuro di se stesso, però il mondo sta cambiando velocemente. Oggi cosa vuole? Noi lavoriamo, credevamo che magari la concorrenza diminuisse perché evolvendoci e chiudevano altri, ma adesso la nostra concorrenza non è mica più qua. La nostra concorrenza è in America. Ah sì, E in in internet uno Francia, fa ecco, internet, scappare. poi noi non serviamo quei paesi per scelta, però quelli magari servono l'Italia, quindi lei va su internet, se vuole servirsi da uno in Australia si serve, capisce? E quindi c'è una certa rivoluzione, ritengo benefica, ma abbastanza complessa, ecco, una battaglia quotidiana Che piuttosto sta dura. ancora evolvendo, quindi O non si altro sa che, bene, altro, però. ecco. Ancora qualche domanda, torniamo un attimo al passato, innanzitutto mi sono dimenticato prima, questo è il libro della storia in Piemonte, dei Oh, fotografi, di tutti gli deve essere atelier, molto curioso. pubblicato dalla Deve biblioteca nel essere molto curioso 2008. anche perché io queste notizie non le ho mai avute, quindi quello che leggo qui sopra, vedo lì Questo Vittorio Sella, eccetera, deve è essere... un enorme elenco di nomi Oh, e beh, indirizzi. molto, molto, molto interessante, E guardi, ci sì. sono i primiari, quindi Ma dal pensi? 1839 al primo conflitto mondiale. Molto curioso, sì, perché poi io non è che ne sappia molto di quello che c'è indietro qui, quindi è bello interessante, 842, 912, vado a leggermi questo qua e vedo qui. Interessantissimo, a E Torino, in tre il varie motivo per cui famiglie. siamo qui a parlare è proprio per Molto bello. evolverlo e portarlo almeno agli anni 50 con almeno avere la documentazione di tutta la fotografia chimica. Lei ci ha detto che l'archivio pre-guerra è andato distrutto, come Sì, non era dice, molto perché mio padre era a giovane, pochi anni però che lì ha perso lavorava, tutto. ma l'archivio dopo Ma qualcosa guardi, fa. dopo cosa vuole? Dopo è dal 53, perché andando in Argentina quello che c'era è rimasto a Borgo San Dalmazzo da Bono. Chi lo Sì, sa che abbia, perfetto. ma non credo che abbia avuto molte cose. Fotografava. Mi ricordo che lui amava lo sport. Allora c'era a Borgo la pedona, e avevano la squadra di calcio. Lui allora già li filmava in bianco e nero con le pellicole 16 mm, li faceva i filmati. Chissà dove sono finiti quei filmati lì, non lo so. Quindi, tornato dall'Argentina a zero di materiale. E lì ha cominciato a lavorare, quindi io ho effettivamente fotografie che risalgono a quell'epoca lì, 55, 56 e così via, e poi facendo proprio il fotografo, fotografo commerciale, nel senso che quello che fotografava poi dava via, eccetera, quindi non è che sia rimasto nulla. Io ho invece avuto occasione di vedere delle fotografie di suo padre in bianco e nero acquarellate. Sono Ah stampe più o meno sì, allora così, le, sì, dipinte a li mano con un dipingeva, lavoro sì, ce stupendo, n'è con qualcuno in giro, sì. timbrate dietro a Eh nero. sì, pensi che roba, lì era prima ancora che il colore prendesse piede, sì, se le faceva bianco nero, poi sì, Sì, le con acquarellava. l'acquerello. Alcune le aveva vendute a quelli che gli piacevano, altre le ha regalate, io non ne ho neanche una in casa, non so niente, so che uno una volta
ha visto il museo dell'ombrello a Pallanza, mi ha detto: visto là c'erano delle foto di tuo padre. Ho detto: a Pallanza, gli si vede che aveva fotografato un ombrellaio, Sì, e poi sono finite là, no? Però in io mano mia anche ho visto un praticamente. album, foto di famiglia dove ce n'erano alcune, timbrate da Eh sì, Ramero eh Boris ed sì, sì. erano bianco e nero a quadrillato, Eh sì. anni 50 più o meno. Vedi lì, sì, tutto bianco nero, sì. Io direi di ringrazio Ma io della ringrazio lei, mi ha cortesia, dato una buona ma occasione per dire qualcosa di curioso.